partire. Adesso riprendici tu. Scusi, cari amici. Altro giro, altra avventura. Stiamo mangiando elvetico e si inizia, cari amici. E il dolce con la crema, wow, i migliori. Abbiamo mangiato come fantastico. Cioè, per chi conosce la cucina elvetica, qualcuno dice la cucina tedesca, è naturale, la cucina elvetica si avvicina alla cucina tedesca. Ecco, io devo guardare. Abbiamo mangiato di tutto e di più. Vedete, comunque io sto sempre meglio, c'è una luce incredibile di sopra che ci illumina. Siamo qua in Svizzera, Lugano, e qua le salviette, guardate, alla Svizzera. Guardate, tempo Svizzera, il tempo come in Svizzera, il tempo passa così. 1, 2, 3. I svizzeri hanno ritardato di 2 secondi e mezzo. Wow! Stacca il cazzo! Che bello, non ci facciamo mancare niente qua, a Lugano. Wow, voglio vedere. In qualche modo un'invasione l'abbiamo avuta. Carini, sono dei pupazzetti. Carini, carini. Hanno uno sguardo, soprattutto lo sguardo è molto rassicurante. Vai. Dal lago di Lugano, cari amici. E vi dico che dopo tanto tempo che si è ripreso Gennaro, adesso stiamo tornando a fare un po' di video. Che non abbiamo fatto video perché per una lunga malattia di Gennaro. Ma adesso pensiamo alle cose belle, Mauri. Quindi un pensiero fantastico su oggi? Siamo in un posto molto bello, è tanto bellissimo. Tempo che non venivo più, mi sento un po' rigenerato. Altro che, sarà la mangiata che ci siamo fatti, Mauro, sì, te lo dico io. Facciamo un po' di panoramica. Sì, no, mi sento tranquillo. Voglio vedere, ci siamo fatti una magnata. Fantastico, cari amici, guardate che bei paesini svizzeri sul lago di Lugano, Wow, molto semplicemente già il panorama parla da solo, Mauri? Giusto, infatti. Fantastico. Bello. Sempre la zona dei laghi, quindi siamo dalle nostre parti, molto vicino Varese, Milano, l'Italia, ma siamo in Svizzera, perché questo lago ha il confine naturale tra la Svizzera e l'Italia. Confine, per questo si chiama Lago di Lugano, ma anche Lago Ceresio. E siamo sul Lago di Lugano. Al 3 di gennaio 2020, che ormai siamo nel nuovo anno, 2020. E Mauri, quindi, che dire della zona dei laghi? È bello, sì. Oddio, mi ricordo un po' come da un lato, no? Sì, molto... Dall'altro si vede che siamo... Però... Bene, perfetto. Bene, a tra poco, cari amici, continuiamo con le panoramiche quando c'è meno casino. Sì, se no le panoramiche le faccio. Ecco, cari amici, guardate che bello. Guardate. Uccellino carino. Ci piace il lago, È vero? È bello stare qua al lago, C'hai tutti gli amici. Guarda, tutti gli amici tuoi sono tutti qua, Abitate tutti qui, Il primo traglia il traguardo. Gli altri manco arrivano.
però che carino. Cucciolo, cucciolino, cucciolino, vieni qua, guarda chi c'è, la tua fidanzata, vedi? Per nuove avventure. Falaga, vieni qua, falaghina, falaga, falaga. Beh, qua c'è stato un battibecco tra due, vedete, ogni tanto, lo sapevo io. Oh, devi, no, oh, non devi far così. No! Ma cos'è sta roba? Una riunione di condominio. Ecco. Sì. Cosa stiamo inquadrando? Eccolo lui, il protagonista. Il protagonista. Che stavamo un po' incanolato, che stavamo protagonista, eccolo Cigno, cari amici, al lago di Lugano. Bello vento, quale bella cosa, fantastico, qui sempre con la borsa naturalmente fedele e col buon Mauri che sta riprendendo, il battello fantastico svizzero, il paradiso. Nome suo, paradiso nella località di Lugano, comunque fantastico. Cioè, capitiamo, fa vedere Mauri, fa vedere, riprendi bellissime cose. Perché è bellissimo il bello di capitare nei momenti giusti a far vedere le cose belle che meritano. Fantastico, cari amici, bene, bene Mauri, vieni un po' a far... Allora, com'è? Bello, è partito il battello adesso, la prima volta che vedo un battello che parte qui da Lugano, io assolutamente sono venuto ma di sfuggita. Ecco, adesso andremo a fare un giro un po' più avanti. Bene, bene, sì, 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 sì. Ok, saluto a tutti. San Giovanni Battista, che indica Gesù, raffigurato a forma di un agnello su una nuvola, un disco volante. Il nostro divin bambin Gesù, nato in una mangiatoia. Partire, adesso riprenditi tu. Sì, sì, sì. Scusi, cari amici. Cari amici, a Lugano ci siamo riusciti a incontrare Max Pezzali. Ciao! Al 3 gennaio 2019, no aspetta, Gennaro Gelmini e Max Pezzali. Io Max Pezzali lo conoscevo solo per le canzoni migliori del mondo. Troppo, fa delle gente, canzoni sentite col cuore, e si sente quando un cantante le fa perché le sente o perché deve invece scrivere dei testi. Feste da Lugano, lago di Lugano. Ah no, di qua. Cari amici, cari amici, ho sbagliato palazzo, però sempre buone feste da Lugano, da okay. Gennaro Gelmini e il buon Mauri. Ciao, buone feste a tutti. Guardate Lugano la sera, cari amici. La scalata per arrivare alla stazione.
Ponte sul fiume Olona, siamo a Varese. Tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono. E tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono. E tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono. E tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono. Danno le vacanze di Natale, quell'anno lì un freddo micidiale. Giusto Max, fa un freddo. Cari amici, senza assolutamente averlo fatto apposta, è uno scherzo del destino, nel senso bellissimo, fantastico. Allora, abbiamo un video con l'Ambenedetto e Max Pezzali, ok? Che ci siamo incontrati a Lugano. Adesso l'ho fermato un attimo, nel senso, ecco il video. Ma notare l'Ambenedetto, naturalmente, l'Ambenedetto e Max Pezzali, 7603 visualizzazioni, 3 gennaio 2020, ok, benissimo, fantastico. Naturalmente, ovvio, ce l'ho iscritto, iscrivetevi all'Ambenedetto, che è un gran bel canale. Non notate qualcosa, una chicca, è troppo bello, una chicca. Scusate che ho alzato la voce. Allora, il mio like è like 883, come la moto di Max Pezzali. Allora ragazzi, se questo non è il destino, allora lo costruiamo noi, sì, con un like 883. Adesso riprendici tu. Scusi, cari amici, cari amici a Lugano, ci siamo riusciti a incontrare Max Pezzali. Ciao. Al 3 gennaio 2019, no aspetta, Gennaro Gelmini, Max Pezzali. Io Max Pezzali lo conoscevo solo per le canzoni migliori del mondo. Troppo, fa delle gente, canzoni sentite col cuore, e si sente quando un cantante le fa, perché le sente o perché deve invece scrivere dei testi.